Fabrizio ha dimostrato di possedere capacità di leadership e competenze gestionali sin dalle prime fasi di valutazione che sono state poi dopo riconfermate durante la sua attuale esperienza in Expo. Durante il mio lavoro qui in Expo mi è capitato di gestire una situazione non condivisa dal mio team di lavoro, nello specifico quando stavamo gestendo il progetto scuole nei cluster. Per riallineare la situazione, siccome è importante avere l'appoggio di tutto il team, è stata convocata una riunione appunto di riallineamento e ci siamo confrontati, è stata una riunione anche molto lunga e faticosa, ne sono state convocate altre, ma alla fine siamo riusciti ad avere un approccio condiviso e siamo andati avanti con il progetto che adesso sta avendo un grande successo. Ci sono state molte situazioni difficili da affrontare, in particolare nei rapporti con i paesi, perché si va magari a toccare dei punti sensibili. Per affrontare questo tipo di situazioni è necessario coinvolgere tutti gli attori, tutti i colleghi che sono qui in Expo e cercare delle decisioni condivise appunto tra paese e tutto lo staff di Expo. Interessante la testimonianza di Fabrizio, che ci fa capire quanto sia importante in situazioni potenzialmente critiche essere collaborativi e favorire un clima di lavoro sereno. Complimenti, ottimo lavoro di squadra! Abbiamo selezionato Roberta in quanto durante il percorso di valutazione è emersa la sua attitudine ad adattarsi alle varie criticità in un contesto di team working. In quale situazione lavorativa abbiamo cambiato i nostri piani di lavoro? Beh, in Expo ce ne sono molte. Possiamo dire che l'ultima che è capitata qualche giorno fa, che stavamo finendo di verificare le segnalazioni a noi assegnateci e un bambino si è perso, quindi di conseguenza abbiamo dovuto aiutarlo a ritrovare l'insegnante riportandolo infine a padiglione zero partendo dal biomediterraneo. Tutto quanto è finito bene e diciamo che i piani di lavoro, nonostante siano cambiati, erano quelli utili. Situazioni lavorative in cui collaborare in team? Expo è team fatto persona. Spesso e volentieri capita che nei concerti, nei grandi eventi, appunto, noi dobbiamo collaborare con altri team, quali squadre mobili o situazioni di safety. E spesso e volentieri appunto la collaborazione e il venirsi incontro nelle varie mansioni è la cosa migliore che possa succedere. Questo è quello che è Expo fondamentalmente. Anche Roberta ha allenato la capacità di lavorare efficacemente in team, ma c'è un'altra competenza che ha sviluppato, la resistenza allo stress, ovvero la capacità di saper mantenere la calma e quindi gestire efficacemente situazioni potenzialmente critiche. It's your time. It's your time. It's your time. It's your time. It's your time.